I cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole e la loro voce non sode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Lì Dio ha posto una tenda per il sole. Ed esso è simile ad uno sposo che esce dalla sua camera nuziale. Gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Egli esce dall'estremità del cedi e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore. La legge del Signore è perfetta. Essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera. Rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti. Rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili dell'oro, anzi, più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi, di quello che stilla dai favi. Anche il tuo servo è da essi ammaestrato. È gran ricompensa ad osservarli. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari. Fa che non prendano il sopravvento su di me. Solo allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca, mio Redentore.